Sono particolarmente emozionato stasera perché il sindaco mi dà l'onore di iniziare anche a Pace del Me la campagna elettorale per la lista numero 2 Ancora Pace, consultiamoci. E sono particolarmente emozionato non solo per l'onore che mi concede il sindaco, ma anche perché il 26 maggio di 19 anni fa, da quel balcone laggiù, quindi in questa stessa piazza, tenevo il mio primo comizio e sembra che la storia si ripeta. 19 anni, è passato veramente tanto tempo, e se ognuno di noi riflette su com'era 19 anni fa, non soltanto fisicamente c'era qualche capello bianco in meno, qualche chiletto in meno, forse un pizzico di energia in più, ma su come si viveva la situazione, la realtà, la quotidianità, vediamo che tutto sommato alcune cose sono completamente diverse, altre sono invece rimaste più o meno le stesse. Cosa c'era di diverso? Non c'erano i cellulari, per esempio. Ricordo che dopo quella campagna elettorale io fui eletto sindaco, grazie alla fiducia dei pacesi, e per parecchi anni svolsi il mio mandato senza conoscere cosa fossero i cellulari. In una delle ultime riunioni, già eravamo nel 97 all'assessorato regionale a Palermo, vidi il sindaco di Taormina con un apparecchietto strano in mano, e pensavo che fosse qualcuno della polizia, pensavo che fosse un apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine. Invece era il primo cellulare che io vedevo alla fine del mio mandato. Questo per dire come cambiano i tempi. Quel mandato effettivamente per me fu veramente una grandissima esperienza. Molti mi fanno spesso due domande: come è stato essere sindaco e perché non hai continuato? Com'è stato essere sindaco? È stato bello perché è stata umanamente un'esperienza grandiosa. Sono cresciuto molto anche professionalmente, le conoscenze solo teoriche che avevo prima poi si sono concretizzate in conoscenze anche pratiche, in esperienza. E di questo penso anche con un pizzico di orgoglio. Pace del Mela ne possa essere anche contenta, perché ricordo i tempi erano difficili esattamente come adesso, c'era Tangentopoli, c'era tutta una grande diffidenza verso la politica esattamente come adesso, eppure grazie alla squadra che mi supportò allora siamo riusciti a fare un buon lavoro. C'erano più di 4 miliardi di lire, vi ricordate la lira, no? 4 miliardi di lire di passivo quando arrivai io. Ce ne furono 807 milioni di attivo quando me ne sono andato. Il merito ovviamente non è stato solo mio, è stato anche della squadra che c'era dietro di me. Si possono fare tranquillamente i nomi perché sono dei galantuomini che camminano ancora per le strade di Pace del Mela. Si chiamano Ciccino La Rosa, si chiamano Professore Caminiti. Tanti giovani che come me erano alla prima esperienza, Francesco De Gaetano, oppure Santino Ficarra, oppure Giovanni Bonasera. C'è anche qualcuno che ci ha lasciato nel frattempo, mi riferisco a Salvatore Torre e a Ciccino Russo, che si meritano questo applauso. Forse ci stanno guardando da lassù e magari pensano che siamo un po' stupidi, che non abbiamo capito niente, ed forse hanno ragione. Ormai sono in una dimensione dove possono permettersi questi giudizi, noi siamo qui invece. È vero, forse su un piano esistenziale non sono queste le cose importanti, un comizio o una campagna elettorale, però siamo tenuti a farle, siamo qui e adesso. Come dicevano i latini, hic e nunc, dobbiamo qui e adesso fare qualcosa per la nostra comunità. Ed ecco quindi che il progetto riparte, continua. Quale progetto è? È il progetto della lista numero 2 del professore Sciotto, del sindaco Sciotto, l'attuale sindaco uscente. E c'è da dire una cosa, ho detto poco fa in premessa, tante situazioni sono cambiate, molte situazioni invece sono uguali. Allora come oggi c'era una grande diffidenza nei confronti della politica. Certo, è difficile gestire la quotidianità quando si sentono tante notizie negative per quanto riguarda proprio l'attività amministrativa, che altrove viene fatta in maniera discutibile. Noi qui di Pace del Mela, nella giunta uscente, possiamo essere veramente orgogliosi e fieri di dire a testa alta che l'azione amministrativa è sempre stata effettuata in maniera lineare, tranquilla e serena.
Vengo alla seconda domanda che tutti mi pongono: perché non hai fatto più il sindaco? Perché non hai continuato? Perché già allora avevo capito che dai ripetuti viaggi alla regione siciliana, che giorno dopo giorno i soldi erano sempre di meno e ovviamente senza soldi l'attività amministrativa del comune è praticamente paralizzata o comunque il comune può offrire servizi sempre più scadenti, sempre più ridotti. E siccome un sindaco ci mette la faccia, io allora non ero più disposto a continuare in un contesto che era sempre più precario. Il sindaco mette la faccia e oggi è questo che sta facendo il sindaco Sciotto. Lo ha fatto per questi 5 anni nella quotidianità, sempre presente, sempre con la porta aperta. Poteva essere un attimo fuori per qualche sopralluogo, per qualche incontro, ma dopo 10 minuti era sicuramente qua. E la sua presenza, la sua faccia l'ha garantita giorno per giorno. Ed è la faccia dell'onestà. Perché? Perché se noi, mi sembra di aver letto da qualche parte, ricominciamo dall'onestà, c'era scritto come slogan politico. Noi sindaco non ricominciamo dall'onestà. Non ricominciamo dall'onestà per un semplice motivo, che non ci siamo mai fermati. Quindi si ricomincia quando c'è un'interruzione. Siccome l'onestà da questa parte non si è mai interrotta, c'è bisogno di ricominciare da quel punto di vista. La squadra che ci sorregge è una squadra di giovani. Dicevo che la mia esperienza di sindaco è stata, posso dire, proficua. Lo so che chi è direttamente interessato rischia di apparire forse anche un po' arrogante, però fortunatamente lo dice la storia. Pace del Mela in quel frangente ha beneficiato non soltanto grazie al mio operato, ma anche a quello, all'operato, al supporto, all'aiuto, al sostegno di chi mi stava accanto. E Lino Calderone, senza il supporto di persone esperte che allora mi hanno aiutato, non sarebbe andato lontano. Da solo l'entusiasmo giovanile non può portare grandi cose. Ci sono dei giovani di belle speranze nella nostra compagine, così come nelle altre liste, e questo va benissimo. I giovani servono delle energie fresche, però soltanto i giovani da soli non possono andare lontano senza una guida esperta e opportuna. Ed è l'esperienza del sindaco Sciotto che da questo punto di vista è veramente indispensabile, è opportuna ed è utile. La squadra, chi siamo noi? Questi siamo noi, questa è la squadra della lista numero 2, Ancora Pace, consultiamoci. Sono delle persone giovani, esperte ognuno nel proprio settore, che avranno sicuramente la possibilità di crescere anche politicamente. C'è l'ingegnere, c'è l'avvocato, c'è il dottore, c'è la casalinga, c'è anche la disoccupata in cassa integrazione. C'è anche lo spacciatore, no, quello non ce l'abbiamo, vero sindaco? Non ce l'abbiamo, quello non ce l'abbiamo. C'è chi ha svolto anche vita di partito, e non è una bestemmia svolgere vita di partito oggi. Lo è se uno sta nel partito perché va a finire che qualcuno per sbaglio gli compra una casa vista Colosseo, quello sì. Quello è una bestemmia, fare vita di partito in quel modo. È una bestemmia fare vita di partito se poi ti compri lo yacht in Tunisia con i soldi dei cittadini. Anche quella è una bestemmia. Da noi, sindaco, qualcuno le ha comprato la casa per sbaglio? Mi pare di no. A Pippo Di Giovanni e a Mario Lamalfa, assessori designati, non mi pare che nessuno vi abbia comprato la casa per sbaglio, no? Non mi sembra. Lo yacht ce l'avete da qualche parte, parcheggiato, nemmeno. E quindi, ecco, ripartire dall'onestà, no, l'onestà qui non deve ripartire, è già in corso, è nel canale giusto e così continuerà. E detto questo, adesso sarà il sindaco a presentare uno per uno i componenti della nostra squadra, della squadra di Ancora Pace, consultiamoci. Sono sicuro che è una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene, non per orgoglio personale, ma perché tutta la cittadinanza di Pace del Mela ne possa usufruire nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Passo la parola al sindaco candidato Sciotto.
Grazie Lino per le belle parole.